C'è ancora il Bari in testa alla classifica del girone C, nonostante il pareggio interno contro la Paganese. I Galletti passano in vantaggio al primo minuto con una potente conclusione di Ruben Botta. Antenucci sbaglia un rigore col Bari in 10 e gli azzurrostellati la pareggiano alla mezz'ora della ripresa, grazie al destro di Firenze. Torna a vincere il Taranto che supera il Latina allo Iacovone per 2-0. Protagonista Giovinco all'ora di gioco. Il fratello d'arte prima si inventa l'assist per Pacilli e poi raddoppia con un violento destro dal cuore dell'area di rigore. Primo tonfo del Monopoli che perde il derby in casa della Virtus Francavilla, lanciata da un Maiorino glaciale dal dischetto. Il primo rigore lo trasforma al 23esimo spiazzando il portiere. Pareggio biancoverde intorno all'ora di gioco con la puntata di Starita sugli sviluppi di angolo. Il nuovo vantaggio Virtus è ancora di Maiorino dal dischetto, prima che Enian, a un passo dal 90esimo, apponga il sigillo sulla vittoria degli uomini di Taurino. Secondo successo consecutivo per il Picerno, che si sblocca anche in casa. Il Messina si illude con il potente destro di Adorante al 16esimo. Il pareggio giunge una decina di minuti più tardi con il Jolly pescato da Dettori al limite dell'area di rigore. Reginaldo al primo gol in rosso-blu dal dischetto in avvio di ripresa regala i 3 punti ai Lucani. Roboante blitz esterno della Turris in casa della Vibonese. Decisivo il primo scorcio di partita con i Corallini che ne fanno 3 nel giro di 7 minuti grazie al rigore di Giannone, alla goffa autorete di Vergara e alla zampata di Lionetti sugli sviluppi di calcio d'angolo. Mauceri al 63esimo prova a riaccendere una speranza per la Vibonese, ma in pieno recupero Loreto cala anche il poker. Botta in risposta nell'atteso confronto tra Zeman e Novellino. Avanti la Juve Stabia a metà primo tempo grazie al violento diagonale di Panico. Il pareggio del Foggia è un'invenzione di Manuel Nicoletti da casa sua. Dopo 4 pareggi consecutivi vince la sua prima gara l'Avellino. Match winner contro il Potenza e Carriero che ruba palla e realizza con un delizioso pallonetto. Frena il Palermo fermato a Viterbo dal Monterosi. I rosanero passano al 22esimo con il colpo di testa di Brunori. L'1-1 alla firma di Cancellieri con un bel tiro dal limite in avvio di secondo tempo. Clamoroso quanto accaduto invece tra Campobasso e Fidelis Sandria. I pugliesi sbloccano il match su calcio di rigore con Matteo Di Piazza. Il pari molisano è tra le polemiche. Tenko Rang non restituisce palla e segna superando anche Dini. Il Campobasso fa un bagno di fair play e consente a Buvas di realizzare a porta sguarnita. In pieno recupero poi è Bolognese a mettere il punto esclamativo sulla prima vittoria in campionato della Fidelis.